stare qua tra noi. Vedere ragazze seminude o nude, belle ragazze seminude o nude, che danzano nude, o danzando si spogliano, o seminude giocano in luci e colori, in un locale con musica e gente, o nude giocano a pallavolo su una spiaggia naturista, o nude posano per un fotografo. È bello, non rompetemi le palle, non rompetemi le palle con i vostri discorsi volgari maschilisti o sussiegosi femministi, che in questo caso, è curioso, no? Vanno a parare allo stesso dispregio. Non rompetemi le palle. Direi che queste cose fanno schifo, perché anche la TV di Berlusconi le fa. È come dire che Dante fa schifo perché anche Bondi le poesie le fa. Belle ragazze seminude o nude, che danzano nude o danzando si spogliano. È un patrimonio dell'umanità che l'UNESCO dovrebbe tutelare. Affascinava 8.000 anni fa, finché c'è vita affascinerà. E la ragazza che lo fa? Io la guardo con vasta gratitudine, aggiunge al mondo un tocco di splendore, ruba un poco di luce contro il buio vorace che noi tutti attende con il suo sogghigno stronzo. Vedere ragazze seminude o nude nell'armonia del corpo in movimento è bello. Non rompetemi le palle, né rompetele a loro, guardatele piuttosto. E se siete fortunati, baciatele. E anche fidanzatevici. Purché, dopo fidanzate, non diciate loro di smettere di danzare seminude o nude. Se avete quell'idea, piuttosto, astenetevici.